Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video. Quest'oggi il video è tutto eccezionale dedicato al football 2023. È una vita e mezzo che non faccio video al di fuori delle live, anche se in realtà buona parte di questo video è l'estratto di una live, nella fattispecie quella di giovedì 4 maggio. Quest'oggi vi porto una partita molto particolare tra due giocatori di divisione 1-1. Naturalmente sono io e l'altro, il buon Tulipano Nero, giocatore con il quale in passato sono abbastanza convinto di aver già giocato almeno una partita. Anche lui ha un canale Twitch, poi naturalmente lascerò il link del suo canale qui in descrizione al video. È una partita giocata tra una formazione composta interamente da giocatori 4 stelle e una formazione composta interamente da leggende, giocatori epici, big time. Chi più ne ha più ne metta. Premessa importante, ci sono delle considerazioni a fine video in merito alla partita che tra poco andremo a vedere. Sono delle considerazioni, insomma, di un certo tipo, sono abbastanza importanti anche loro, quindi vi invito a rimanere fino alla fine per capire il perché di questo video. Adesso vi lascio alla partita. Buona visione. Qua ho la vaga sensazione che finisce 5 o 6 a 0. Così vaga, eh. Tra l'altro Tulipano Nero lo pseudo conosco, nel senso che non, mi sembra che non è nemmeno la prima volta che giochiamo contro. Però ha Rashford anche lui. Solo che lui avrà la versione buona, non avrà la mia versione di Rashford. Allora, i giocatori sono in forma. In panchina, porco cane, Kubo è fuori forma. Non ci voleva. C'è una leggerissima differenza di squadra, eh? C'è una differenza di squadra appena appena, ciao Mauro, appena appena percettibile, ma proprio appena appena, neanche tanto, eh? In realtà siamo lì lì. Siamo lì lì. Potremmo giocarcela alla pari questa, eh? È equilibrata. Oggi ho fatto miracoli, ti dico 1-0 all'Allegri con Santana Bondari 0 contro Genzo Bondari 4 in rango, minchia. E qui ce la giochiamo, mi sa. Qua adesso perché non c'è Marione a far partire le scommesse? Ma qua la scommessa sarebbe ne prendo me più o meno di 5. Una! No, grazie a Dio no, dai. Spazza Cassio. Ma che dice Cassio fa la prima cassiata del giorno. Prima cassiata del giorno di Cassio. Non mi fare, dai, cazzo, con una formazione di 4 stelle non mi farei mica. Sulla destra, Pirlo la mette in mezzo. Mette fuori il pallone. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Mbappé. Riceve in ottima posizione. Un inserimento perfetto, cerca il Fabio. cross in mezzo. Cassio, puoi anche uscire, eh? Al portiere dell'area. E sì che sei portiere offensivo, non sei portiere difensivo. Portiere, cross nell'area piccola, in genere esce. Ne so qualcosa, Cassio. Era il mio mestiere. È attento e allontana senza problemi. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Tanto non ho ancora superato la metà campo. Vediamo se riesco a superarla adesso. Riceve la palla. E trova il compagno, rimane il portiere. Occhio alla conclusione. Traversone di Rashford. Palla intercettata. A sinistra con il passaggio. Ecco un'occasione di contropiede. Pallone che poteva diventare pericoloso. Ci mette una pezza. Prova a giocarla in profondità. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio Mannaggia. riuscito. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una Se palla Gonzalez perduta. fosse stato un pelo più veloce andavo in porta da solo. Prova a Invece no, doveva verticalizzare. essere lento come Prova a la lanciare il merda. compagno. C'è l'opportunità per il contropiede. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Opportunità per Ashford. Rashford, sei cazzo, sei veloce. Porca Eva, hai 90 di velocità e 90 di accelerazione. Non ti puoi far raggiungere così. Perché non è che se loro sono lenti. Entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva.
arriva sulla palla e interrompe l'azione. Cercano l'azione veloce, va alla ricerca di un compagno davanti. Esci, bravo. Essere certo felice di questo passaggio. Spazzone. Rashford. Ma che cosa fai? Ce l'hai a mezzo centro. Bravo. Inizia che culo. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Gavi. Tunnel. Dopo questa busta. Diaz, porca Eva, ragazzi, almeno i passaggi di prima. Cavolo, non dico tanto, ma almeno i passaggi di prima. Interessante, in verticale. Traversone in area. Allontana. Tunnel 2. Intervento fondamentale. La mette sulla sinistra. Qui può partire il contropiede. Rashford cerca la fondo. Senti, buttala a suo caso. No, non ho fatto neanche in tempo a buttarla a suo caso. È pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Snyder. Palla in avanti verso il compagno. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava proprio lo spazio. No, Diaz, Cribbio, era già lì. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. Occasione per il contropiede. La mette in area. La gioca in profondità. Non riesco a tirare in porta, porca miseria. Vede lo scatto e cerca la profondità. Tienilo, tienilo, tienilo. Va bene, Tese, bravo. Non farlo crossare. Gol. Spazzone. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ucciso. Culo grandissimo. Botta esagerata. Opportunità di ripartire. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Senti, dalla indietro. McTominay. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona. Cazzo, Rashford 90 di velocità. Non puoi farti bruciare così da Tomiyasu. Che non è lento, per carità, ma non arriva a 90. Cazzo, a campo aperto, porca miseria. Niente, non si riesce a fare un, due passaggi. Sceglie di andare per vie verticali. Cerca cross. Quasi. E sarà dunque calcio d'angolo. C'è tiro. No, sulla linea. Blind. Pericolo. Fuori gioco. È fuori gioco. Cazzo, sulla linea. E sbaglia contro. Porca Eva, ragazzi. Alla fine della prima frazione di gioco. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita. Quanto rosicherò per quel gol. È stato un atteggiamento magnifico da parte. Quanto rosicherò per quel gol sulla linea. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. E si ricomincia a giocare. Il River Plate ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Nostra, nostra, gli ho tirato addosso. Ci prova con un pallone profondo. E passa. La toglie dalla porta. Entrato Leao, non lo vedrò mai. No, non è Leao, cos'è? Mbappé il 7. Messi la mette in mezzo. È ben posizionato e spazia via la palla. Messi. Che anticipo. Beh, minchia, Messi che crossa di destro, lascialo crossare. Reattivo. Ottima scelta di tempo. Gioca Duresu. Tiro dalla
Facciamo uscire un Dia big time, ma a questo punto cacchio sì. Spazza via senza Pronzoli. Pare che purtroppo la Konami non considera i turni infrasettimanali per i big time. Oh, Rashford, mo' devi correre però, niente. Non ce la fa. Non è possibile che uno che ha 90 di velocità e 90 di accelerazione sia così lento. Cioè, è inspiegabile. È inspiegabile. Cioè, questo sta facendo gol così. Senti, spazza. No, via, io non so più come fare. Non so più come fare con quell'uomo. Ma lasciala uscire. Ma che cosa ti gasi? Era fuori di due metri. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Il gioco riprenderà dalla bandierina per il loro quarto corner. Soltanto uno battuto dagli avversari. Pensati, mira. Q2 che parata. Ce l'ha provato Mike che 93-93 è lentissimo. Se dipende. Se gli metti 88, se gli metti di 88 di dribbling e 85 di possesso stretto, certo che è restissimo. Io ho fatto 81-81, ma c'ha o ben oltre 90 e passa su tutte le statistiche di dribbling e ti garantisco che va come un treno. Ha un capovolgimento di fronte. La giocano rapida nello stretto. Dai, oh, Rashford decide di andare, è partito, il treno, non puoi farti prendere da Pirlo, va bene tutti ma non da Pirlo, da Pirlo. La mette sul piano fisico e riconquista la palla, ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. No, state, tanto la crossa, bravo Cassio. Se ne occupa l'estremo difensore. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Sceglie di andare per vie verticali. Se ne va. Traversone. E certo! Perché ho un gigante in attacco e tu la dai a Diaz. Snyder. Pallone interessante in verticale. Messi. Vabbè, Mizzica se segnava da lì. È quasi ora di fare dei cambi. I miei adesso arriva il momento difficile. Perché il problema dei giocatori 4 stelle non è che tanto che hanno la tecnica di un fagiano zoppo. Il problema dei giocatori 4 stelle è che hanno la resistenza di un fagiano zoppo. Tutti Diaz non si è. Oh, questo mi ha messo ancora decetelare. Porca miseria, ma c'è il vizio di mettermi decetelare. Kvaratskhelia, ok, metti Kvaratskhelia, Rashford punta, Kubo seconda punta, e in difesa speriamo che reggano un attimino così perché mi sembrano un pelino cotti anche loro. Io sono quasi tentato la prossima partita di mettere Kvaratskhelia, perché era la versione 4 stelle questa, fosse stata quella 5 stelle ancora. Sai che tanto la. Che culo. Fuorigioco, che culo. Ma De Ketelaere è forterrimo, ma non questa versione. questa versione fa più cagare della versione reale di De Ketelaere. Decide di allontanarla. Ma perché scappi? No, vabbè, ma Rashford non esiste, dai. Ma non ho un 4 stelle migliore di lui. L'ago della bilancia potrebbe. Poi controllo nel database perché non è possibile. Stanno risparmiando sforzi. Cioè, non è ammissibile che sia così scarso, porca miseria. De Ketelaere? Non dirmi che è Rashford che mi ha smentito. Rashford! A furia di insultarlo! La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. E poi ci pensa De Ketelaere a rovinare tutto. Vantaggio meritato, ma devono stare attenti a non sprecare tutto adesso. Bello intervento difensivo.
questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Non lì, Cribbio, in mezzo! Ma che cazzo di piedi AX che avete? Messi deve tenerlo sul sinistro, tanto anche se crossa di destro, esatto, non è un problema. Bravo Cassio, Cassio numero uno, col Cassio che si passa. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa, c'è Messi? Bravo, zoppalo, zoppalo Blind. Se non quella di tentare un intervento così rischioso. Cioè assist di De Ketelaere e gol di Rashford, a cui ho bestemmiato dietro i santi del calendario fino ad adesso, tutti proprio li ho tirati giù per Rashford. De Ketelaere, ecco, sembrava strano. Mamma mia, De Ketelaere è on fire. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Dai, 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 dai Rashford, credici, credici. Gol della merda. Gol della merda! Oh mamma mia! Non ha segnato De Ketelaere, vero? No, quello è Kubo. Grande Tite Kubo, disegnatore di Bleach. Non poteva sbagliare. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Ci ho provato. Dai arbitro, fischia alla fine che questa rimane negli annali. Questa rimane negli annali. Ed eccoci arrivati, ragazzi, come vi dicevo prima, al momento delle doverosissime considerazioni finali sulla partita. Innanzitutto la più importante di tutte, metto molto le mani avanti perché ci tengo a specificarla bene questa cosa. Non ho deciso di editare questo video e di portarlo su YouTube per sfottere o umiliare il mio avversario, ci mancherebbe, massimo rispetto per il buon Tulipano. Lascerò anche, come ho detto prima, il link del suo canale qui in descrizione del video qualora vogliate seguirlo. Ne ho deciso di metterlo per flexare un risultato, anche se effettivamente è una cosa abbastanza rara, quindi se anche per una volta tanto me lo concedessi non ci sarebbe nulla di male, però no, il motivo non è neanche quello. Il motivo principale è che a me personalmente capita di leggere praticamente tutti i giorni sui vari social, sia Facebook piuttosto che WhatsApp piuttosto che Telegram, capita di leggere messaggi di gente che quando affronta questo genere di avversari, questo tipo di formazione, parte convinta di aver già perso a prescindere. Tanti addirittura quittano prima ancora che inizi la partita. Ecco, il motivo principale era proprio perché volevo dimostrare che di partite già decise in questo gioco, esattamente come nel calcio, decidete voi se è una cosa bella o brutta, fortunatamente per me, io dico per me è bella, di partite già decise in partenza non ce ne sono. Le partite iniziano tutte da 0-0 e comunque bisogna giocarsele. Cosa molto importante però, perché io so bene che c'è tanta gente che è convinta che quando tu utilizzi una formazione composta principalmente da pippe e più pippe di una formazione di full giocatori 4 stelle credo che non esista, il gioco tenderà a far andare a 1000 all'ora i tuoi giocatori e far andare a 2 all'ora quelli del tuo avversario. D'altra parte però c'è anche gente che è straconvinta che se tu giochi con una formazione di full leggende non puoi perdere a meno che non affronti un'altra formazione di full leggende. Per leggende intendo Epic, Big Time e compagnia bella. Questo perché il gioco tenderà a favorirti per convincerti che hai fatto bene a spendere quei soldi e per invogliarti a spenderne ancora quando in futuro usciranno delle leggende ancora più forti. Ora capite bene che questi due concetti tra di loro cozzano, sono letteralmente inconciliabili, o uno o l'altro, tutte e due insieme è assolutissimamente impossibile. È anche vero che c'è chi è convinto che se tu imposti una formazione con un overall più basso, il matchmaking dovrebbe associarti ad avversari con lo stesso overall tuo. E c'è tantissima gente in divisione 1 che in panchina mette delle pippe perché così il matchmaking gli fa affrontare delle formazioni più deboli. Cavolate assurde, avete appena visto che io con una formazione full 4 stelle ho affrontato una formazione interamente composta da giocatori epici e da Big Time. Altra cosa sempre
Sempre in merito a questa non è la prima partita nella quale io utilizzo questo tipo di formazione. Io con questa formazione, solo in questa season, non ho contato tutte le partite con cui ci ho giocato anche nelle season precedenti, ma solo in questa season ci ho fatto tutte le partite dalla divisione 3 alla divisione 2. Questa formazione mi ha letteralmente portato in divisione 2 e ho deciso di giocarci anche queste prime due partite di divisione 1. Quella che avete visto era appunto la seconda. Quindi non è, tanto non è una formazione fatta a caso, vi garantisco che per i giocatori naturalmente che avevo a disposizione ho scelto accuratamente per i vari ruoli tutti i giocatori con le caratteristiche, soprattutto le amenità migliori che mi servivano per ricoprire degnamente quel ruolo. Quindi ok, i giocatori statisticamente non erano un granché, ma vi garantisco che sono stato lì a sceglierli molto bene, ruolo per vedere di poter tirare fuori il meglio da una formazione del genere. Altra cosa, noi non potremo mai essere sicuri né dell'uno né dell'altro vantaggio. Intendo né che il gioco favorisca i giocatori che hanno tutte le agende, né che favorisca quelli con le squadre più deboli. Non possiamo esserne sicuro. E non mi interessa se uno mi viene a dire: no, guarda che he provato 20.000 volte tra me e i miei amici, ti garantisco che è effettivamente così. Ragazzi, la certezza assoluta ce l'hanno solo quelli che lavorano alla Konami, e probabilmente neanche tutti quelli che lavorano alla Konami. Il resto sono tutte esperienze personali, così come la mia è un'esperienza personale. E per quello che riguarda la mia esperienza personale, vi posso dire che in queste 12 partite, nelle 12 partite di questa season, io ho avuto l'impressione di aver vinto le partite che alla fine meritavo di vincere e aver perso le partite dove alla fine meritavo di perdere. Alcune anche malamente, una in particolar modo, persa 4-0 senza praticamente aver mai superato la metà campo contro una formazione, non dico uguale, ma dannatissimamente simile a quella che voi avete appena visto del buon Tulipano. Tornando al discorso del ma il gioco per forza che hai vinto, chissà i tuoi giocatori come andavano e chissà come facevano schifo quelli del tuo avversario. Ora, io naturalmente non posso parlare per conto di Tulipano Nero, ma per quello che riguarda me personalmente, vi garantisco che a me sembrava di avere letteralmente tra le mani dei mattoni con le gambe da muovere, veramente ero lì a spaccarli i tasti del pad, esattamente come li ho spaccati in ognuna delle altre partite che ho giocato con questa formazione. Quindi andare a 2000 all'ora, questi, vi garantisco, no, ma proprio mai nella vita. Finita la live, finita questa partita, ho ripreso in mano la mia formazione normale e mi sembrava di essere salito sullo Space Shuttle, da come si muovevano i giocatori rispetto a come si muovevano questi che avete appena visto. Oltretutto, comunque, anche io quando utilizzo la mia main, mi capita, mi è capitato, mi capiterà anche in futuro di affrontare formazioni molto più deboli della mia, magari non così deboli, però mi è capitato di affrontare formazioni più deboli e non ho mai percepito un vantaggio o uno svantaggio nell'utilizzare la mia formazione originale. A volte, a causa soprattutto, viene da dire, per la connessione, effettivamente è più difficile giocare nei giorni dove i server sono pieni. C'è effettivamente un po' di input lag che ti rende difficoltosa la partita. Qualcuno lo chiama script, qualcun altro lo chiama RNG. Per me è semplicemente input lag, però anche con la mia main, l'impressione che ho e che ho sempre avuto da quando gioco a questo gioco è che alla fine, salvo sporadiche eccezioni, perché poi ci sono anche le eccezioni che confermano la regola, il più delle volte, diciamo, ecco, le partite che dovevo vincere alla fine le vincevo e quelle che dovevo perdere le perdevo. Per dovevo vincere e dovevo perdere, ovviamente non intendo che il gioco decideva che vi dovessi vincere o che il gioco decideva che dovessi perdere, ma nel senso giocate meglio o giocate peggio del mio avversario. Ripeto, poi ci sono anche delle grandissime eccezioni, tipo quelle partite dove tu fai 11 tiri in porta, il tuo avversario ne fa uno e vince 2-1, e tu sei lei a dire con un tiro in porta come cavolo ha fatto a fare due gol. Così come ci sono le eccezioni dall'altra parte, dove magari vinco io 2-1 delle partite dove io ho fatto un tiro in porta e il mio avversario ne ha fatte 11. Non sono belle, non è bello quando capita, ovviamente, però succede, ragazzi, succede anche nel calcio reale. Non si può dire che oggettivamente non succede. Ripeto, qualcuno lo chiamerà script, qualcuno lo chiamerà RNG, chiamatelo un attimino come volete.
io non ho la certezza e mi sentirei veramente stupido ad affermare testardamente come un mulo che sia una cosa piuttosto che l'altra. Quindi, comunque, detto questo, era giusto per chiarire, per lasciare queste doverose considerazioni alla fine del video. Al di là di tutto, spero comunque che il video vi sia piaciuto, che la partita vi sia piaciuta. Spero in futuro di poter tornare a portare contenuti anche di questo tipo su eFootball 2023. Per oggi era tutto, grazie mille ragazzi, pace belli, alla prossima.